E dunque, dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, oggi vogliamo parlare, nel nostro approfondimento, di un qualcosa che è sempre presente nelle nostre città, nei nostri paesi, cioè la misericordia. Vogliamo prendere a campione la misericordia di Terranuova Bracciolini per il suo impegno e anche il rinnovato slancio che ha avuto grazie alla nuova sede inaugurata da poche settimane, un qualcosa che riunisce tantissimi volontari e simpatizzanti. Patrizio Italiano, governatore della Misericordia di Terranuova Bracciolini, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Beh, io partirei subito da quello che è stato il nuovo slancio per la Misericordia, cioè questa nuova sede, che è di fatto in pieno centro di Terranuova Bracciolini, una sede molto grande che ha avuto tante peripezie negli ultimi anni, addirittura è stata bloccata con i lavori, non si poteva andare avanti, non si potevano concludere per varie vicissitudini della vecchia gestione della Misericordia. Adesso invece tutto è cambiato, nuova gestione, taglio del nastro, vi siete riorganizzati e probabilmente ci sono anche nuovi stimoli. Certo, la Misericordia è ripartita, la Misericordia Terranova è ripartita veramente bene perché intorno alla Misericordia si sono aggregati molti volontari. Ovviamente è passata attraverso una riorganizzazione di tutto il settore perché ovviamente uscivamo da un commissariamento importante e abbiamo iniziato a fare delle valutazioni per poter gestire al meglio tutta la Misericordia Terranova Bracciolini. Ci siamo accorti subito che avevamo delle lacune, diciamo, nella nostra struttura organizzativa, tant'è che abbiamo dovuto assumere subito due persone per andare a colmare, diciamo, queste problematiche. Una persona è stata inserita nella parte amministrativa, mentre l'altra persona è stata inserita sul settore tecnico, organizzativo, e sarebbe il nostro coordinatore tecnico, che è quello che gestisce tutti i servizi della Misericordia. Tutto questo ci ha portato un vantaggio, una puntualità e anche una serietà verso, diciamo, le persone a cui forniamo il servizio. Quindi un grande slancio per noi, siamo stati più puntuali sempre nel servizio che andiamo a fare, insomma. Ecco, appunto, nuovi progetti che possono arrivare anche grazie a questa misericordia, a questa nuova sede della Misericordia e anche a questa nuova Misericordia, appunto, perché come detto Certo. la gestione è completamente nuova da non molto tempo in realtà. Quali sono i nuovi progetti, visto che comunque la Misericordia, ricordiamo che di fatto è aperta 24 ore su 24, sempre pronta nell'emergenza-urgenza ed è, in questo caso, nel territorio del Valdarno, la principale attrice di quando si deve intervenire Certo. in un luogo nell'emergenza-urgenza. Certo, i nuovi progetti che noi stiamo valutando ormai da tempo, dal nostro insediamento che è avvenuto il 23 maggio del 2022, sono in particolarmente due. Uno è quello di andare a rivalutare, ridefinire un nuovo assetto per quanto riguarda la vecchia sede che è situata in via Concini nel centro storico di Terranova, un palazzo storico, 300 metri quadrati. Abbiamo già delle proposte che ci sono pervenute e a breve daremo la giusta destinazione d'uso a questi locali che sono molto belli perché sono molto sono storici. L'altro progetto importante è quello da realizzare sulla nuova sede. Perché questo? Perché lo scorso anno, il 18 settembre del 2022, quando abbiamo fatto l'inaugurazione, abbiamo fatto un'inaugurazione parziale. Cosa vuol dire? Abbiamo inaugurato dei 1500 metri quadrati, circa 1000 metri quadrati. 500 metri quadrati, dicemmo proprio in quel frangente lì, che erano destinati a fare un nuovo progetto. Ecco, ci sono arrivate delle proposte su questi nuovi locali, su questi nuovi progetti da fare. Noi come Misericordia, come magistrato, ci siamo orientati molto su un servizio che vada verso il sociale e su un servizio che vada ad aiutare le persone più deboli e più fragili, in particolar modo del Comune di Terranova. Quindi diciamo che stiamo valutando seriamente questa opportunità e nei prossimi mesi, questo è un progetto a lungo termine, ma nei prossimi mesi avremo proprio la risposta a questa domanda. Diciamo il primo piano, perché il piano Sì, terra è stato completamente arredato e certo. utilizzato ormai da settembre tutti i giorni, mentre il primo piano, diciamo, il livello superiore ancora deve essere definito, è un po' quello che Certo, e stavamo questo, dicendo. andiamo poi a fare questo progetto al primo piano, sono 500 metri quadrati e si parlava proprio di questo progetto rivolto verso il sociale.
Parliamo adesso della crisi dei volontari, che c'è inevitabilmente, meno persone scelgono di dare del proprio tempo, ma anche della propria responsabilità, perché comunque andare su un luogo e stabilizzare o semplicemente soccorrere, anche se ferito lieve o ferito grave, qualsiasi esso sia, ovviamente si può trovare davvero di tutto, in strada qualcuno ha una responsabilità, quindi c'è meno voglia di fare il volontario? Forse c'è una crisi di vocazione nel fare il volontario. Ovviamente, secondo me, dipende anche da come vengono gestiti i volontari. Noi ci stiamo riprendendo cura dei volontari e dei nostri beni strutturali. A Terranova Braccioni stiamo facendo questo. I volontari ovviamente sono una risorsa molto importante. Probabilmente azzardo a dire una cosa che non so se può essere recepita nel modo giusto. Oggi abbiamo un servizio civile che ci offre l'opportunità alle associazioni di prendere, comunque far venire nelle associazioni dei volontari sostanzialmente, un servizio civile basato sul volontariato. Secondo me è anche quello che oggi non sta più funzionando. Probabilmente anche la politica dovrà rischiare un po' di più qui per dire facciamo fare un servizio civile, non più volontario, ma forse obbligatorio. Stabilire una fascia di età, per esempio, che vada dai 18 ai 24 anni e da lì muoversi per dare stimoli, nuovi stimoli anche ai ragazzi. La crisi del volontariato principalmente è basato anche su un fatto che probabilmente noi come misericordie non riusciamo a fare aggregazione all'interno. Terranova si sta muovendo in questo senso qua, sta cercando di fare aggregazione e trovare anche delle sinergie comuni con i dipendenti. Non è una cosa facile mantenere questi equilibri all'interno di una misericordia. Quello che mi viene in mente però è anche quello che è successo nella recente cronaca. Appunto ne abbiamo anche parlato, il botta e risposta a tre fra ASL, consigliere regionale Marco Casucci e ovviamente anche l'Ordine degli Infermieri sulla polemica insomma, che è scattata a parte di Casucci su un intervento nel quale un'ambulanza è arrivata con solo infermiere, mentre invece secondo Casucci in quell'intervento ci doveva essere anche un medico. Ovviamente ricordiamo che, e qui abbiamo una misericordia, che di fatto è l'ambulanza che arriva sul posto insieme anche alla Croce Azzurra, anche alla Croce Rossa, però diciamo che è più capillare ovviamente la misericordia nel nostro territorio. Ricordiamo che è il 118 che decide chi mandare, dove mandare, quando mandare. È l'autorità assoluta, non si può discutere questo. Ovviamente se ci dovessero essere delle problematiche poi giudiziarie, quello è un altro discorso, però la decisione la prende il 118 e quindi anche voi siete guidati dal 118. Certo, secondo me dobbiamo imparare un po' tutti a fare il nostro mestiere. In che senso questo? Nel senso che probabilmente il passaggio di quando c'è un uomo a terra o avviene un incidente, viene chiamata, viene allertata la centrale recepisce una serie di informazioni e con queste informazioni ha tutto il potere di inviare medico, infermiere. Comunque la scelta non va al politico come avviene in questi giorni, la scelta va alla centrale che ha tutte le informazioni e decide in quel frangente lì di inviare medici, infermieri o solo una BLSD o solo un'ambulanza o un infermiere. Questa è una scelta che secondo me la fa la centrale e io gli do pieno appoggio a questa scelta che ha fatto anche nella cronaca di ieri, quello che è accaduto insomma. Che rapporto c'è fra ASL, Misericordie e poi a questo punto anche infermieri e medici, perché sono tante persone che lavorano insieme. Tra l'altro le parole di Giovanni Grasso, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Arezzo, ma anche di Mandò, che è il responsabile dell'emergenza-urgenza per l'ASL Sud-Est, ha detto si lavora in squadra, servono soccorritori, quindi volontari o dipendenti di una misericordia, infermieri e medici. Non si va solo con un medico, solo con un infermiere o solo con un soccorritore. Se c'è bisogno si lavora in squadra. Certo, è un'osservazione giusta e è giusto proprio così, come dice Mandò, praticamente si lavora in squadra e questo è il servizio che ad oggi è in atto anche in Toscana, è un servizio che funziona e dà delle risposte positive. Parliamo adesso invece dei servizi e soprattutto degli eventi, perché è vero che
ovviamente i servizi della misericordia sono molti, però allo stesso tempo servono anche eventi comunque per animare e fare introiti, certo, anche ovviamente, che servono sempre, perché poi alla fine i conti devono sempre tornare, non è mai facile. Ci sono degli eventi in programma, visto che comunque inizia la primavera estate? Diciamo, gli eventi che stiamo programmando proprio in questo momento, voglio dire che è nato un gruppo di lavoro in Misericordia a Terranuova che curerà da oggi fino a tutto il 2023, anche per fare la raccolta fondi per una nuova ambulanza. È un gruppo che lavorerà proprio sugli eventi. Avremo un evento, non lo chiamerei evento, però è quello che stiamo organizzando per la vendita delle uova di Pasqua. Colgo l'occasione per dire che noi saremo nella piazza Terranuova, saremo tutti venerdì da oggi fino al 9 di aprile, che è la Santa Pasqua. Saremo al mercato di Terranuova tutti i venerdì, saremo nella piazza di Terranuova i giorni festivi, saremo davanti alla chiesa del capoluogo la domenica prima della Santa Messa e saremo presenti anche in tutte le frazioni davanti alla chiesa proprio per questa vendita. Inoltre, per quanto riguarda gli eventi, un evento che stiamo già iniziando a costruire sarà l'evento di quando acquisteremo la nuova ambulanza, e quindi lì sarà fatto un evento anche per fare una raccolta fondi per questa ambulanza nuova che dovremmo andare a acquistare. Ecco, ambulanza nuova, i mezzi sono fondamentali. Quanti mezzi ha la Misericordia di Terranuova? Perché siamo stati anche durante l'inaugurazione all'interno del cavò, chiamiamolo così, o meglio garage. Dove davvero però ci sono tanti soldi, perché un'ambulanza, ricordiamo, costa almeno sopra i 100.000 euro, immagino. 90.000 euro. Ecco, quindi siamo dai 90.000 euro, forse anche, dipende magari anche qualcosa in più, dipende ovviamente poi dal modello, però insomma sui 100.000 euro, quindi ce ne sono diverse, ci sono anche tanti altri mezzi. Quanti sono i mezzi a disposizione della Misericordia e a cosa servono? Allora, noi oggi abbiamo 16 mezzi, di cui 3 ambulanze. Come lavoro copriamo una media di circa 400.000 km l'anno e diamo servizio, facciamo servizi di prossimità per il comune, facciamo servizi per l'ASL, quindi molti mezzi che lavorano, e da qui dicevo, facciamo 400.000 km l'anno, vuol dire che io ogni anno devo comprare un mezzo nuovo. Quest'anno dobbiamo per forza mettere in programma l'acquisto di una nuova ambulanza, perché la normativa che entrerà in vigore nel 2024 è una normativa che ci mette dei limiti sull'ambulanza per fare l'emergenza. Cosa ci dice? Che un'ambulanza non può avere più di 10 anni, non può aver percorso più di 250.000 km. Questo ci mette un attimino in difficoltà, perché qui si parla di sicurezza, cioè questi indirizzi vengono dati proprio per salvaguardare la sicurezza del paziente, ma anche delle persone poi che guidano l'ambulanza. Quindi lei mi dice che ovviamente sopra 250.000 km o i 10 anni di vita di un'ambulanza non si può andare oltre. E se davvero si intervenisse con un'ambulanza vecchia, perché magari perché la Misericordia non ha soldi, non è riuscita ad acquistare un mezzo, cosa succede? Non può andare a fare il servizio. Quindi dovrebbe stare fermo. Non può andare a fare il servizio di emergenza. Quindi se ho un'ambulanza con 250.000 km, però c'è bisogno, io non posso intervenire perché ho 250.000 km. Quando è entrata in vigore la normativa non possiamo andare oltre quei limiti. E quindi dovete avere dei soldi in più, qualche risorsa dallo Stato, dalla Regione. Come si fa? Perché qualche misericordia, magari voi no, non lo so, però alcune misericordie, immagino ci sono dei mezzi magari un po' più datati. Ci sono mezzi datati un po' in tutte le misericordie. Questo avviene perché? Perché nei servizi che noi facciamo anche all'ASL vengono erogati dei contributi che non sono sufficienti nemmeno a gestire il quotidiano. Quindi figuriamoci per fare investimenti per un'ambulanza nuova. Quello che noi stiamo facendo oggi è andare sul territorio a cercare delle imprese che ci possono fare delle donazioni per comprare un'ambulanza nuova. Non è facile perché le imprese, per fortuna nel Valdarno, stanno tutti investendo, quindi mettere dei soldi che poi possono portare in detrazione o in deduzione nella loro denuncia che faranno, al momento non è percorribile, perché tutti stanno investendo nella propria impresa e a noi rimane difficile trovare risorse per acquistare nuove ambulanze.
Beh, allora un groviglio, se vogliamo, di problema che insomma è fra un anno, quindi non è che manchi poi così tanto, e poi anche ordinare un'ambulanza, quanto ci vuole dal momento in cui io la ordino al momento in cui ce l'ho Ci fisicamente? vogliono circa 6 mesi. Ecco, quindi non è neanche poco, uno deve già Certo, ci organizzarsi da siamo già ora. mossi per tempo Ecco, noi. se no è troppo tardi, poi insomma Certo. sorridiamo, ma in realtà bisognerebbe pensarci, perché poi in Italia facciamo un po' così, ci pensiamo sempre all'ultimo alle È cose, no? vero. Quando arrivano è successo, poi ci pensiamo. Cerchiamo di pensarci un po' prima. Misericordia Terranova sta cercando di fare così. Vorrei anche parlare di un altro servizio della Misericordia, lo vorrei fare in chiusura, perché è un servizio molto delicato. Molto riservato, ma che viene fatto quotidianamente dalla Misericordia, magari anche non tutti lo conoscono, e cioè il servizio funerario. Ovviamente è un servizio che la Misericordia fa attraverso i propri addetti in autonomia, basta contattare la Misericordia, e diciamo è un servizio che da sempre viene erogato dalla Misericordia, oltre a portare qualche introito, forse avvicina anche un po' le persone a questa confraternita. Sì, diciamo noi da quando abbiamo fatto l'inaugurazione della nuova sede, ma in particolar modo quando sono state inaugurate le cappelle del Commiato, questo è avvenuto il 19 settembre del 2021, con questa inaugurazione abbiamo dato anche slancio a questo. Ma perché abbiamo dato slancio? Perché le cappelle del Commiato, della Misericordia di Terranuova, danno anche un attimo di riservatezza quando una famiglia viene a fare un funerale con la Misericordia di Terranuova. La Misericordia gli mette a disposizione una cappella per il proprio defunto e lì avviene questa cosa un po' più intima, avviene questa situazione che rende particolare anche il funerale, perché ti trovi in una situazione intima tra familiari e defunto, e prima dell'ultimo saluto ti ritrovi in un ambiente protetto e quindi le persone si sentono anche un po' più a suo agio, ed è un servizio in più che la Misericordia Eterna Nova dà. Ovviamente è un servizio molto delicato e purtroppo un servizio di cui necessitiamo sempre, perché sappiamo bene che la vita poi ha sempre una fine. Ma parlando in definitiva, in conclusione, di quella che sarà il futuro della Misericordia, cosa serve alla Misericordia in generale, secondo lei, per i prossimi anni, oltre a nuovi mezzi? Magari serve uno slancio diverso, una collaborazione maggiore con la regione, con l'ASL, perché di fatto siete una branca dell'ASL, anche se non fate parte dell'ASL. Secondo me nei prossimi anni dovrà essere implementato quel dibattito che già è iniziato il suo percorso. Sicuramente la parte fondamentale per tenere in vita tutte le associazioni, compresa la Misericordia, dovranno essere erogati più soldi per quanto riguarda i servizi. Come dicevo prima, ad oggi non sono sufficienti per gestire il quotidiano, sono assolutamente proprio, non abbiamo proprio diciamo, poi la certezza per andare a investire su mezzi nuovi, quindi nei prossimi anni secondo me bisognerà dare più soldi per i servizi e andare sicuramente a migliorare il discorso del servizio civile, cioè cercare di rischiare lì, vedere se la politica può seguire quell'indicazione che davo prima, un servizio civile obbligatorio per tutti i nostri ragazzi, che potrebbe essere fatto anche a scopo preventivo, perché se andiamo a vedere tutto quello che succede ai ragazzi, le cose un po' più brutte accadono dai 15 anni ai 24 anni. In una fascia di età in cui potrebbero stare in un'associazione sana come la Misericordia o come altre associazioni, potrebbe essere anche una prevenzione per i nostri figli e per il nostro futuro. Grazie a Patrizio Italiano, governatore della Misericordia di Terranuova Bracciolini, per essere stato con noi questa sera. E ovviamente buon lavoro a lei e a tutti i volontari e ai dipendenti. Quanti volontari ha la Misericordia di Abbiamo Terranuova? 100 volontari iscritti, 50 che diciamo nel giro del mese vengono a fare servizio da noi. Beh, quindi non poco, comunque Sono un bello un bel squadrone, numero, insomma, sì. ecco, Approfitto, di scusami, per volontari. salutarli tutti e voglio ringraziare tutti i volontari di Terranuova Bracciolini e anche i dipendenti perché nell'ultimo periodo stanno svolgendo un lavoro egregio. Adesso invece andiamo a vedere il meteo per le prossime ore. Lo vediamo subito, anche in sovraimpressione, senza metterlo nel video, vuole tanto velocemente lo vediamo. È molto semplice. Domani sole in tutta la Toscana. La temperatura si abbasserà leggermente già al mattino, mentre nel pomeriggio la situazione tornerà, diciamo, ai livelli di oggi, intorno
ai 20 gradi, addirittura in alcune zone poco meno, della Toscana. Eccola qua, con il sole che invece rimarrà grande protagonista per tutta la giornata, un po' come è successo oggi, anche se oggi ci sono viste delle precipitazioni un po' quella sparse. È davvero tutto da Prima Pagina, grazie di averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni, torniamo ogni sera alle 21 o comunque sempre, dopo ogni telegiornale del giorno. Arrivederci, ci vediamo domani.